muore in circostanze drammatiche il presidente dell'ENI, Enrico Mattei. Partigiano cattolico, vicino alla sinistra democristiana, Mattei aveva dato nuovo impulso alla ricerca di petrolio e gas naturali in Italia. Battendosi contro lo strapotere delle principali compagnie petrolifere del mondo, le cosiddette Sette Sorelle. Oggi il gruppo ENI è una grossa forza, è una grande impresa. Una grande impresa che può guardare al futuro con tranquillità. Il piccolo aereo su cui viaggia precipita durante un violento temporale in un campo di Bescapè alle porte di Pavia. L'inchiesta, archiviata in un primo tempo, ha dimostrato a distanza di anni la presenza a bordo di un piccolo ordigno, esploso probabilmente all'inizio della fase d'atterraggio. E a proposito di mandanti ed esecutori, molte illazioni, ma nessuna certezza.